Il piccolo principe, capitolo numero 5. Ogni giorno imparavo qualche cosa sul pianeta, sulla partenza, sul viaggio. Veniva da sé per qualche riflessione. Fu così che al terzo giorno conobbi il dramma dei baobab. Anche questa volta fu merito della pecora, perché bruscamente il piccolo principe mi interrogò, come preso da un grave dubbio. «È proprio vero che le pecore mangiano gli arbusti?» «Sì, è vero». «Ah, sono contento». Non capì perché era così importante che le pecore mangiassero gli arbusti, ma il piccolo principe continuò. «Allora, mangiano anche i baobab?» Feci osservare al piccolo principe che i baobab non sono degli arbusti, ma degli alberi grandi come chiese, e che se anche avesse portato con sé una mandria di elefanti, non sarebbe venuto a capo di un solo baobab. L'idea della mandria di elefanti fece ridere il piccolo principe. Bisognerebbe metterli gli uni sopra gli altri. Ma osservò saggiamente. I baobab, prima di diventare grandi, cominciano con l'essere piccoli. Esatto, ma perché vuoi che le tue pecore mangino i piccoli baobab? Beh, si capisce, mi rispose come se si trattasse di una cosa evidente, e mi ci volle un grande sforzo di intelligenza per capire da solo questo problema. Infatti, sul pianeta del piccolo principe ci sono, come su tutti i pianeti, le erbe buone e quelle cattive. Di conseguenza, dei buoni semi di erbe buone e dei cattivi semi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili. Dormono nel segreto della terra, fino a che, all'uno o all'altro, pigli la fantasia di risvegliarsi. Allora si stira e sospinge da principio timidamente verso il sole un bellissimo ramoscello inoffensivo. Se si tratta di un ramoscello di ravanello o di rosaio, si può lasciarlo spuntare come vuole, ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna strapparla subito, appena la si è riconosciuta. C'erano dei terribili semi sul pianeta del piccolo principe. Erano i semi dei baobab. Il suolo ne era infestato. Ora, un baobab, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene. Ingombra tutto il pianeta, lo trapassa con le sue radici. E se il pianeta è troppo piccolo e i baobab troppo numerosi, lo fanno scoppiare. «È una questione di disciplina», mi diceva più tardi il piccolo principe. «Quando si ha finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta. Bisogna costringersi regolarmente a strappare i baobab, appena li si distingue dai rosai, ai quali assomigliano molto quando sono piccoli. È un lavoro molto noioso, ma facile». E un giorno mi consigliò di fare un bel disegno per far entrare bene questa idea nella testa dei bambini del mio paese. «Se un giorno viaggeranno», mi diceva, «questo consiglio gli potrà servire». Qualche volta è senza inconveniente rimettere a più tardi il proprio lavoro, ma se si tratta dei baobab è sempre una catastrofe. Ho conosciuto un pianeta abitato da un pigro, aveva trascurato tre arbusti. E sull'indicazione del piccolo principe ho disegnato quel pianeta. Non mi piace prendere il tono del moralista, ma il pericolo dei baobab è così poco conosciuto e i rischi che correrebbe chi si smarrisse su un asteroide così gravi che una volta tanto ho fatto un'eccezione. E dico, bambini, fate attenzione ai baobab. E per avvertire i miei amici di un pericolo che hanno sempre sfiorato, come me stesso, senza conoscerlo, ho tanto lavorato a questo disegno. La lezione che davo giustificava la fatica. Voi mi domanderete forse, perché non ci sono in questo libro altri disegni altrettanto grandiosi come quello dei baobab? La risposta è molto semplice. Ho cercato di farne uno, ma non ci sono riuscito. Quando ho disegnato i baobab, ero animato dal sentimento dell'urgenza.